L'intervento del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha concluso la sessione finale dei lavori del convegno nazionale che la Società Italiana di Pedagogia ha svolto a Napoli. Si è conclusa così la 3 giorni che la SIPED ha tenuto a Napoli, con il patrocinio del comune e la partecipazione delle 4 università partenopee che hanno ospitato i lavori nelle loro sedi istituzionali. Nel corso delle 30 sessioni di dibattito scientifico è stato analizzato, sotto varie angolazioni, il tema complessivo del convegno nazionale. La prima sessione è stata introdotta dall'assessore all'istruzione e alle famiglie del comune di Napoli, Maura Striano. Le università di Napoli, con l'attiva collaborazione del comune, hanno testimoniato che soltanto alleanze efficaci e un vero e proprio lavoro di squadra possono vincere la dispersione scolastica e le povertà educative. L'esempio che ci viene dalla loro collaborazione per questo convegno nazionale, che ha attirato a Napoli oltre 1000 studiosi, di cui oltre 200 giovani studiosi che hanno presentato progetti innovativi, è esemplare. La strada è proprio quella di una collaborazione di filiera per sradicare le problematiche che impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità dei più giovani. La SIPED è qui per imparare dal modello e dal laboratorio educativo e sociale di Napoli ed è questa la straordinarietà, insieme dare un nuovo slancio alle politiche, alle pratiche di ricerca, al lavoro sul territorio. È sorto questo convegno proprio per questa straordinaria esemplarità delle progettazioni che le università di Napoli, Partenope, Sorsola Benincasa, Federico II e Orientale realizzano. Questo è veramente un esempio straordinario per tutto il nostro paese. Il convegno annuale SIPED è stato dedicato ad Alberto Manzi, docente e pedagogista che, negli anni 60 del secolo scorso, contribuì a insegnare lettura e scrittura agli italiani fuori età scolare, grazie alla trasmissione televisiva Non è mai troppo tardi. La Società Italiana di Pedagogia, ha affermato il presidente Pierluigi Malavasi, ha fatto incontrare a Napoli esperti italiani e stranieri per un confronto scientifico e programmatico in merito alla drammatica situazione della povertà educativa, che colpisce un quarto dei minori nel nostro paese. A 100 anni dalla nascita di Alberto Manzi, gli studiosi riunitisi a Napoli hanno affrontato il fenomeno che colpisce i minori, partendo dalla ricerca e progettazione pedagogica per contrastare povertà educative e dispersione scolastica.